Salve, io sono Caliandro Antonio e sono di Ceglie e ho un'impresa edile per quanto riguarda sia l'edilizia ma soprattutto specializzato nel campo dei trulli. Oh, quindi Antonio fa i trulli, questa sì. Famosa costruzione tipica di queste zone della Valle d'Itria e dintorni che tanto piacciono ai turisti. Sì. Descriviamoli un po' questi trulli, quali sono le caratteristiche che le rendono particolari come costruzione? Niente, il trullo nasce soprattutto per un rifugio all'antica, perché i trulli sono nati nel XVII secolo e questi si risultavano come dei rifugi per gli agricoltori, dove, essendo che lavoravano nei campi, avevano un posto dove poter lasciare i loro attrezzi, dove poter dormire, giusto per avere più facilità, più comodità per lavorare i campi. Quindi cose povere, diciamo. Sì, cose povere e semplici. Infatti i trulli venivano fatti con delle pietre locali, perché la pietra nostra è calcarea, e riuscivano anche perché avevano la possibilità così di tenere sempre un po' più pulito il terreno, togliere quelle pietre, e nello stesso tempo realizzavano il trullo. Quindi più obiettivi con un'unica azione. Sì. Infatti il trullo, se poi, mentre noi stiamo andando là a farvi vedere qualcosa... Dove stiamo andando? Stiamo andando verso la zona, una contrada Pisciacalze si chiama. E nelle lì, campagne, sì, di nelle campagne intorno, dove proprio lì troviamo la maggior parte dei trulli. Qui a destra, Mary, e queste che andiamo vi farò vedere come sono formati. Infatti queste erano delle abitazioni che esternamente li vediamo grandi abitazioni, ma all'interno sono piccole, perché essendo che venivano fatte con delle pietre e serviva non come adesso che vengono utilizzati tanti tipi di materiali, serviva tanto volume per poter mantenere la struttura. Infatti mo che andiamo vi farò vedere come più o meno le grandezze, come vengono formati, sia all'interno le pietre sia all'esterno. Si dice che il trullo è fresco d'estate e caldo d'inverno. Sì, questo proprio perché essendo qua si vede qualche trullo, sì, ci fermiamo un secondo. Questo cos'è? Un trullo moderno? Sì, più o meno, diciamo, non proprio moderno, è stato soltanto ristrutturato questo trullo qua. Okay. Infatti non è stato toccato, ma è stato soltanto ristrutturato. Infatti le pietre sono quelle vecchie, quelle antiche. È giusto dato a fianco ci sta una lamia fatta, però questa è moderna. Okay. Questa è moderna. È stata fatta un piccolo ampliamento dove appunto non solo gli antichi, ma anche adesso chi piace tenersi i trulli ama fare un piccolo residence per loro. Qui ce n'è un altro, vedo. Sì. La maggior parte qui a Ceglie siamo proprio forniti di trulli, quindi... Allora dicevi, caldo e freddo. Sì, infatti proprio questa è la caratteristica della pietra, porta proprio a quel motivo là. Poi essendo che ci sono dei muri che sono spessi, sono enormi, danno proprio questo effetto termico nei trulli, caldo d'estate, caldo d'inverno e fresco d'estate. Ma io, che tu dici, pietre profonde, ma non sono questi sassolini? Sì, però i muri sono enormi. Infatti dall'esterno, se noi vediamo, ci sta un enorme muro dove proprio contiene la struttura, e serviva proprio per questo, per dare da contrappeso all'enorme stabile che veniva fatto. Ma allegare questi sassi c'era del cemento? No, all'epoca non esisteva, l'unica funzione era quello con terriccio, calce, ed era proprio questo che portava a mantenere le pietre, proprio questo. Adesso no, adesso giustamente con gli anni, con l'evoluzione si è andata a fare proprio questi motivi qua, ci sta il cemento, ci stanno tutti questi materiali qua moderni, però all'epoca no, il cemento non esisteva proprio. Ceglie dicono che è risultata la zona a la più alta intensità di trulli, più di Alberobello, che è noto per essere il paese dei trulli. Sì. Confermi questo? Sì, infatti nei dintorni di Ceglie, dalla parte di Fedele Grande, dalla parte di Ostuni, dalla parte di Cisternino. Io è da 12 anni che pratico questo mestiere qua, mi è piaciuto tantissimo. All'inizio non sapevo neanche, sì, vedevamo i trulli, però non sapevo neanche che cosa fossero, come si costruivano, come è nato tutto per caso. Da un piccolo lavoretto sono stato premiato, perché hanno visto la mia capacità di fare questo lavoro qua e mi hanno subito preso e mi hanno imparato alcune cose. Sono entrato in un'impresa dove la ringrazio molto, perché mi ha imparato tante cose,
E poi successivamente, con la mia buona volontà, sono riuscito ad imparare tantissime cose. Ma tu il mestiere dove l'hai imparato? Era di famiglia o l'hai imparato? No, io sono nato in una famiglia di, sì, di costruttori, sì, ma non nell'ambito della pietra. Poi man mano ho imparato questo, perché questa ditta qua mi ha portato a imparare tante altre cose, e sono riuscito, anche grazie alle mie capacità, a riuscire a realizzare tantissime cose. Quindi la professione di trullaro si può imparare? Sì, se c'è la buona volontà sì, perché la pietra la si deve amare. Se non la si ama non si riesce a fare niente, anche perché la pietra è una... lavorare la pietra, fare un trullo, fare una volta a stella, ci vuole molta, molta passione, molta, come devo dire, bisogna saperla usare, bisogna saperla. Sì, però poi si riesce a fare tutto. Ma è la pietra che è speciale, questa pietra noi abbiamo, sì, noi abbiamo la fortuna di avere una qui a Celi, è una pietra calcarea, che è facile anche a lavorarla. Non è dura, non, è una buona pietra, si riescono a fare tantissime cose. Per quello che c'è lì. Sì, sì, sì. Anche perché all'epoca, all'inizio, li riscavavano proprio, all'antico, li scavavano proprio da dentro la terra. Essendo per tenere un terreno pulito, per tenere un terreno pieno di terra e non con le pietre, riuscivano a scavarle e da là a lavorarle e fare creare dei trulli. Questa pietra non c'è nei paesi vicini. C'è sì, però ogni paese ha una pietra sua caratteristica, come a Cisternino, come a Fasano, come a Alberobello. Sì. In che cosa cambia la quantità di calcare, no? Sì, perché anche la lavorabilità della pietra, c'è quella più dura, quella più facile da lavorare. Qui a destra, vedi? Ecco perché ci sono tante, però qua d'intorno abbiamo zone dove la pietra che viene scavata oppure quella che si trova nei terreni è facile ed è bella lavorata. Bella questa campagna. Sì. Mary, aspetta un attimino, facciamo passare Stefano davanti. Ecco, c'è Stefano che ci porta verso questo. Qui ho letto relè dei messaggi. Quindi qui siamo in una zona turistica. Sì. Anche perché questo qua è un bed and breakfast. Prendiamo l'insegna trullo dei messapi, vedi? Ah, ecco, quindi i trulli hanno dato luogo a uno dei bed and breakfast, sì, della campagna cinese. Sì. Anzi, è stato questo un punto di risvolta nel nostro paese, grazie a degli incentivi, quello che si è potuto fare, hanno dato la possibilità a gente del nostro posto di poter fare proprio questi bed and breakfast nei trulli, la nostra specialità del nostro paese. Bello. Allora possiamo scendere, vero? Sì, scendiamo così vi mostro un pochettino come le caratteristiche del trullo. Dai.